I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? Svuda è un progetto educativo di cittadinanza attiva volto a migliorare le competenze dei nostri giovani cittadini, ma anche indirettamente anche quelle degli insegnanti e delle persone che si occupano della loro educazione. L'obiettivo è cercare di migliorare i comportamenti in diversi aspetti della vita di tutti i giorni che ci riguardano, dai comportamenti alimentari, dal spreco dei rifiuti, la questione dell'agricoltura, gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sì, ritengo che il progetto School Food sia un progetto molto importante e che abbia avuto una grandissima ricaduta su quelli che sono stati i comportamenti e gli stili di vita dei ragazzi, e tutto questo va sicuramente a implementare quelle che sono le competenze di cittadinanza globale. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he left. Non potete lasciare tutto il peso di questo disastro sulle spalle dei vostri figli. Non potete aspettare che noi diventiamo adulti, sarà troppo tardi. Io con questo discorso vi voglio dire, il cambiamento sta arrivando, come dice Greta. Per una volta saremo noi bambini ad insegnare a voi adulti, perché voi vi siete dimenticati come salvare il nostro pianeta, come vivere insieme in armonia, aiutandoci e rispettando noi stessi ed il pianeta che ci ospita. Perché abbiamo portato i bambini a sperimentare una zona, un'area protetta vicino a casa nostra. Grazie al progetto School Food che ci ha finanziato questa giornata, siamo venuti a testare, a provare con mano quello di cui parliamo in classe, quindi il rispetto dell'ambiente, la conoscenza prima del rispetto e l'apprezzare una ricchezza così vicina a casa nostra. Secondo me il progetto School Food, oltre ad abituare i bambini a rispettare, a capire cosa li circonda nel mangiare, di fare delle scelte motivate e consapevoli, hanno anche l'opportunità di fare esperienze sul campo e capire evidentemente come la natura ci possa offrire tanto. Thank you.
che tiene in contatto i bambini, in contatto con la realtà. Si cerca con questo di trasmettere un vero stile di vita, che deve essere uno stile di vita sano per se stessi, ma anche per gli altri, per il mondo, perché si passa anche al rispetto della salute, rispetto dell'ambiente. E rispettare l'ambiente e la salute poi è un beneficio di cui ne traiamo i vantaggi tutti, quindi oltre ad un vantaggio personale per se stessi c'è un vantaggio della comunità. Ringraziamo tanto la Fondazione del Monte dei Paschi di Siena che ha capitanato questo progetto, che ha anche determinato forti cambiamenti nelle abitudini alimentari delle famiglie stesse. Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? 'Cause if one day you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that beat me, and you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving. Il profondo interessante perché non è soltanto teoria, ma è tanta pratica. È una pratica costante che si svolge durante l'attività scolastica tutto l'anno, tutte le settimane. È un progetto pilota, secondo me, molto bello, che meriterebbe l'espansione a livello nazionale. Si pongono temi ormai non soltanto del mangiar bene, ma anche del vivere sostenibile, il tema dell'educazione motoria. Abbiamo avuto un continuo allargamento delle classi scolastiche che hanno partecipato. Nella successiva edizione, nella prossima edizione, arriveremo ad abbracciare tutta la scuola elementare e tutta la scuola media, e ci auguriamo di continuare sempre di più a crescere. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you'll see me on the news. And you'll come running to the corner. The
sostenibilità è un obiettivo di grande importanza per la Fondazione Montepaschi. Più che la sostenibilità è lo sviluppo sostenibile, che è un concetto molto ampio e complesso. Il tema è però quello di riuscire a educare a questo, allo sviluppo sostenibile. E noi abbiamo iniziato a farlo dai ragazzi, dalle scuole, piuttosto attraverso la formazione degli insegnanti. Non solo è importante arrivare ai ragazzi perché sono i destinatari, come dire, di un messaggio per il futuro, ma i ragazzi sono anche un veicolo straordinario per far comprendere alle famiglie uno stile di vita che sia appunto sostenibile. È diventata una iniziativa questa di School Food interprovinciale che coinvolge quest'anno oltre 5.000 ragazzi. Troppe sfide ancora ci attendono, quindi proseguiremo su questo, perché la Fondazione Montepaschi sullo sviluppo sostenibile vuol giocare il proprio futuro.